Sonia Bruganelli e le critiche per il jet privato, assurdo nascondere una comodità. Sonia Bruganelli ha scatenato, nuove, critiche sui social network dopo che ha postato una foto dell'aereo privato che le ha permesso di raggiungere il Kenya nel periodo natalizio assieme al marito Paolo Bonolis e ai figli. Ecco come si difendono lei e il conduttore. Sonia Bruganelli risponde alle critiche per il volo privato in Kenya. Sui social si era difesa così, non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente, io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno. Sarebbe assurdo e ipocrita nascondere una comodità, dice ora al settimanale Chi, e poi la foto mostrava mia figlia con i suoi giornali, l'intento era diverso. Mi dispiace, aggiunge, che si riduca la vita delle persone a un privilegio e che si faccia credere che dietro a quel privilegio non ci sia alcun merito, passa un messaggio sbagliato. Ma non scelgo le foto in base all'effetto, non devo vendere niente, non faccio TV, non mi interessa la reazione che provoco. E, soprattutto, non mostro le mie emozioni perché quando le vivo non sono sui social. Preferisco che mi associna una borsa firmata che ha un mio dolore. Caso chiuso? Paolo Bonolis, bilancio della vacanza? Molto costoso. Dice la sua in modo ironico anche Paolo Bonolis, nel frattempo tornato in onda su Canale 5 con Avanti un altro, un bilancio della mia vacanza? Molto costoso. Poi più seriamente, è stata all'insegna degli affetti e delle amicizie. L'artista è un uomo solo? Ho una moglie, 5 figli e vari amici a carico, l'uomo solo non è il dramma dell'artista, è il suo sogno.